un ingresso fantastico il tuo, un grandissimo approccio alla partita e un gol veramente indimenticabile. Hai alzato la testa, hai fintato di metterla in mezzo e invece hai calciato tra le portiere. Sì, no, sono contento, sempre ringrazio a Dio per oggi, no? E penso una grandissima prova di squadra, oggi abbiamo fatto una grandissima, penso anche Gigi è stato oggi grandissimo, come sempre, no? E sì, ho alzato la testa e non, ho visto che non c'era come nessuno e ho calciato in porta e per fortuna è uscito il gol. Veramente un grande gol pesante, il tuo secondo in Champions dopo quello segnato all'Allianz Arena a Monaco di Baviera. Juan, come si vincono queste partite qua? Vi siete compattati, Buffon ha parato tutto e forse anche di più, però questa qua è una vittoria pesante, importante, fondamentale. Sì, era importante per noi venire prime nel girone, no? E queste partite si vincono così, no? Giocando da squadra, essendo compatto, giocando, dando tutto per i compagni, quello che si è visto, siamo una famiglia e cerchiamo sempre di dare tutto per noi stessi. Cosa ti ha detto Allegri quando ti ha messo in campo? Ti ha detto di stare vicino a Gonzalo Higuaín oppure di allargarti, di svariare? Sì, prima ha detto di stare un po' vicini, però dalla parte destra, no? E la giocata è stata così, no? E ero aperto e ho andato l'uno contro uno e grazie a Dio la giocata è finita per bene. Quando tu in estate hai voluto fortemente ritornare alla Juventus, stai veramente ripagando la fiducia della società con queste prestazioni, con questo gol, speriamo che sia il primo di una lunga serie, stai bene, si vede fisicamente. Sì, ora mi sento molto meglio perché prima non ho fatto il ritiro con la squadra e ho voluto stare qui e sono contentissimo. A volte mi ricordo di un mio amico, un signore che si chiama Fortunato, che mi diceva c'hai la giù nella pelle, solo ti mancano le strisce bianche, già sei nero. E quindi anche per lui che sempre ci aveva creduto che ritornavo e bueno, grazie a Dio sono qui e speriamo di continuare per questa strada. Mi dai solo una parola per definire Buffon di questa sera? No, come l'ha scritto la curva, no? Clark Kent. Clark Kent, grazie, Superman, grazie.